Buongiorno, buongiorno, scusatemi, ieri non ho fatto la zuppa e insomma il martedì ogni tanto succede, poi ieri ero alla Camera che con Corrado Ocone a presentare il suo libro, c'era anche Matteo Salvini, quindi insomma ieri giornata difficile, è mancata la zuppa, ma oggi la zuppa c'è e quindi andiamo subito a vedere quali sono i temi fondamentali della giornata secondo i nostri straordinari quotidiani. Beh, intanto la notizia la conoscete tutti perché non c'era bisogno di andare a comprare un giornale per sapere che Johnson & Johnson, la ditta americana che fa un vaccino che con one shot vi mette a posto dalla malattia, si sostiene. Beh, insomma, in realtà ha ritirato, è stato sospeso dalla Food and Drug Administration americana, cioè la loro ente di controllo dei farmaci, che è sempre stata considerata serissima e durissima, è stato sospeso il vaccino Johnson & Johnson. Queste sono le notizie. È stato sospeso per un caso di, scusatemi, sei casi di trombosi, di cui uno mortale, sei. Uno mortale su 7 milioni di dosi di vaccino inoculato negli Stati Uniti. Quelli gli hanno messo 7 milioni di dosi di vaccino. Una persona è morta, sei persone hanno avuto le trombosi e oggi il direttore, l'amico di Speranza, insomma, la cricca inteso in termine positivo, non certo negativo, però il milieu, mettiamolo così, degli speranziani, cioè il direttore dell'AIFA, questo Magrini, l'AIFA contro Magrini più che è del tutto evidente, dice: beh, sarà una sospensione, non vi preoccupate perché riprenderà presto. Però quello che succede è che questi 200 milioni di dosi di Johnson & Johnson che sarebbero dovute arrivare in Europa arrivano in ritardo. Questo poi dopo ci darà una morale, tra poco ne parlerò. Nel frattempo però ci sono 148.000 dosi che Figliuolo, il commissario, aveva già raccontato che sarebbero arrivate in Italia, su cui contava per il mese di aprile 400.000 dosi. Che in realtà possiamo dire che valgano doppio perché in queste dosi non si deve fare il richiamo, quindi sono 400.000 vaccinati in più ad aprile, poca roba rispetto ai 40 milioni che ci aspettano, però insomma manco sti 400.000 ci saranno ad aprile, ce li siamo giocati e in realtà le 140.000 dosi quindi non si sa bene che cosa faranno e il foglio dice dice l'Europa non può avere la stessa cautela degli Stati Uniti. E Rampini ci racconta il fatto che questo sia un incidente asimmetrico perché gli americani se ne strabattono perché hanno Pfizer, Moderna, hanno già vaccinato un botto di gente, quindi a loro tutto sommato interessa relativamente che Johnson & Johnson produca di meno. Per noi è un casino pazzesco perché noi siamo il continente, perché questo conviene ogni tanto ricordarlo, l'Europa è quella che ha fatto peggio al mondo dopo l'Africa. Nel resto del mondo, in Gran Bretagna, fino a in Serbia, in Israele, in Gran Bretagna ve ne ho parlato, negli Stati Uniti e negli altri paesi del mondo si sta facendo meglio di noi. L'Europa è la più pippa di tutte, però noi continuiamo a dire che l'Europa è stata straordinaria nell'acquisto dei vaccini e vi ricordate sempre quella scena raccontata da Speranza nel suo libro? Tutti i ministri si alzarono in piedi per applaudire Speranza. Cioè, questo è matto, manco Julio Iglesias quando faceva l'amore c'aveva le 25 persone che intorno lo applaudivano. Speranza c'ha i 25 ministri che intorno a lui lo applaudono per quella sua grande trattativa europea e questa grande impostazione. Questo è veramente scollegato alla realtà. Travaglio, a proposito di scollegati dalla realtà, il direttore del giornalino del liceo di Travaglio dice che Figliuolo finisce nel ridicolo per i tanti annunci farlocchi che dà sui vaccini. Allora, ovviamente anche Figliuolo fa annunci farlocchi, ma il punto fondamentale è che Travaglio, l'ultimo difensore, l'ultimo moicano di Arcuri, prende per il culo Figliuolo per gli annunci farlocchi. Cioè, noi stiamo parlando del monumento degli annunci farlocchi che si chiama Arcuri, che peraltro oggi è anche indagato perché pare che abbia anche, secondo le accuse, diciamo fatto un po' il furbone. Beh, insomma, Arcuri Der Kommissar era sempre il più fenomeno, mentre adesso Travaglio se la prende con Figliuolo. Beh, è straordinario perché, voglio dire, vale tutto, no? Nel giornalismo italiano. Devo dire che non solo nel giornalismo italiano, perché dopo ce n'ho per due personaggi fantastici, De Rossi, che qualcuno di voi amerà alla follia, e questo Berruti, un attore per me sconosciuto, se non che è il fidanzato della Boschi. Ma andiamo avanti, quindi casino sui vaccini, si prende in giro in realtà il commissario, perché avremo 148.000 vaccini che non potremo inoculare, a me mi viene da ridere, ma non mi viene da piangere. Nel frattempo Speranza è considerato un po' da tutti i giornali sotto assedio, magari, io non ci credo, perché con Speranza
Speranza. È anche vero che con Speranza viene meno un partito dell'1,8%, perché qua continuiamo a dire perché questi si sono dovuti tenere Speranza. Speranza non è il Movimento 5 Stelle, Speranza non è un partito dell'1,5%. Il suo compagno di partito, che è un'altra cosa che ci dimentichiamo, che si chiama Fratoianni, è all'opposizione, cioè hanno diviso l'atomo in due. Questo è il partito di Bersani, D'Alema, Speranza, cioè è un partito non personale, unipersonale, tripersonale, è una specie di spirito santo della politica italiana, se votano solo loro tre. Beh, comunque il partito di Speranza per il fatto è sotto attacco perché Speranza è l'ultimo rigorista. Mi sembra che la posizione di Belpietro e della Verità sia un po' diversa. Non è che sia l'ultimo rigorista, cosa che è l'ultimo chiusurista, cosa che è. Ma la cosa fondamentale è che il piano pandemico, le indagini sui suoi commissari, le indagini su Ranieri Guerra, il fatto che ne ha toppata una dietro dell'altra, cioè più questo è circondato da chiunque, oltre che dalla ragionevolezza di quello che lui ha scritto in quel suo incredibile libro di cui vi daremo conto. Difendere Speranza non poteva mancare oggi la Gelmini, che dice basta con le polemiche. Brava onorevole Gelmini, finalmente abbiamo una liberale al governo che ci spiega che dobbiamo smetterla di fare con le polemiche, perché dice la Gelmini non esiste un partito delle chiusure. Toc toc! Ministro, forse ha ragione, non esiste un partito delle chiusure perché siete tutti allineati. Il problema è che non c'è un partito delle aperture. Cioè in questo paese c'è la prevalenza della paura sanitaria che la riguarda anche direttamente e non c'è nessuna attenzione nei confronti della ripresa economica. Ma va bene così, cioè voglio dire, non è che ci sono grandi problemi, commercianti, ristoratori, eccetera, le famose partite IVA, quei ladri che fanno il nero, che votavano Forza Italia, vi ricordate il partito di plastica di Galli della Loggia, il partito che Berlusconi accarezzava, non esiste più, perché certo non può essere rappresentato da Gelmini, Brunetta e come si chiama Gelmini, Brunetta e Carfagna, ma va bene, cioè ci sono le mutazioni, cioè un partito che parte a difendere i ceti produttivi finisce per difendere diciamo i ceti meno produttivi, ma va bene così, voglio dire, ognuno si prende il suo ruolo, e in realtà poi qualche cosa sta prendo, ma insomma a giugno ci sarà un via libera allo stadio, perché non potevamo fare meno, perché se non aprivamo lo stadio non ci potevano essere gli europei in Italia, quindi oggi tutti gli articoli godono dell'apertura dello stadio, dove ci saranno finalmente 18.000 spettatori all'Olimpico a Roma. Io sono ben contento di questa cosa, e la stessa Gelmini annuncia un cronoprogramma per le riaperture di ristoranti e palestre. Siamo lì che lo aspettiamo questo cronoprogramma, ma il punto è fare in fretta, come qualcuno diceva un tempo, oggi non si dice più fare in fretta, perché nel frattempo tranne i ministri, tranne i dipendenti pubblici, tranne i magistrati, tranne i professori che si vaccinano, tranne i maestri che si vaccinano, il resto del mondo sta morendo di fame. Però comunque andiamo con calma, perché va bene così. Abbiamo poi ieri una straordinaria audizione del ministro dell'innovazione tecnologica. Allora, il ministro dell'innovazione tecnologica si chiama Colao, ex uomo forte, manager di Vodafone, che ieri va dai parlamentari, che sono più capri di lui chiaramente, e spiega una cosa fantastica, riportando una vecchia cosa del professor Rodotà. E sapete cos'è quello di Rodotà? Sapete quello dei grillini? Beh, insomma, bisogna mettere internet nella Costituzione, cioè bisogna mettere la rete nella Costituzione. Oggi è lo stesso giorno in cui Berruto, che era l'ex CT della Pallavolo, gli si dedica una pagina intera, perché entra nella segreteria del PD. Se fosse entrato nella segreteria della Gelmini gli avrebbero dato tre righe, ma la Gelmini spera sempre, cioè di compiacere quella sinistra, per poter avere anche lei una pagina intera su Repubblica insieme alla Forza Italia. Cioè questa deriva, questo tentativo di compiacere sempre quella sinistra che poi li ha distrutti, io non capisco perché si debba essere vittime dei propri carnefici. Comunque Berruti, che non è vittima di nessun carnefice perché decide di entrare nella segreteria di Letta, nel PD, quindi tutto pulito, cosa vuole la Costituzione? Lo sport. Quindi oggi abbiamo due grandi uomini, Berruto e Colao, che dicono come risolviamo i problemi mettendo internet nella Costituzione, mettendo lo sport nella Costituzione. È l'Italia che non capisce nulla, scusatemi se ve lo dico in maniera così esplicita, ma secondo voi i nostri diritti di libertà, inseriti nella prima parte della Costituzione, non sono forse stati violati bellamente da DPCM e dai governi negli ultimi anni? Il fatto che ci debba essere
Voglio dire, tanti di quei diritti, tante di quelle cose scritte nella Costituzione non sono rimaste carte. Ma perché questi pensano alle procedure? Ma perché non abbiamo un po' di gente pragmatica che capisce come cazzo funziona veramente l'economia e i diritti? Cioè, secondo voi mettiamo lo sport nella Costituzione e abbiamo risolto qualcosa? Secondo voi abbiamo messo internet nella Costituzione e riusciamo a far avere la banda larga a tutti quanti e colau? Il problema oggi è mettere internet nella Costituzione o permettere alle persone che sono in DAD che gli funzioni anche nella periferia di Milano la loro didattica a distanza? No, mettiamo internet e la Costituzione, applausi, segretari, tappeti rossi, gente che dice che bellissimo piano strategico, Cingolani che dice diventiamo tutti verdi. Ma dove vivono questi qua? Dove vivono? Ma che cazzo vuol dire mettere internet nella Costituzione e sport nella Costituzione quando nella Costituzione c'è scritto che noi dovremmo essere liberi e siamo morti? Io mi fa venire il sangue al cervello e l'Italia delle, no? Della Costituzione mandata a quel paese. Nell'Italia della Costituzione oggi ci sono due foto straordinarie. La prima è di De Rossi. De Rossi è un giocatore di calcio che venerdì ero tutto preoccupato, si era messo una mascherina perché era stato ricoverato allo Spallanzani. Anche i giovani atleti 37enni e 38enni prendono il virus e stanno male. Poi dopo, oggi leggo sui giornali che ieri è uscito dallo Spallanzani. Cioè, un ospedale per dimettere una persona dalla propria corsia è un ospedale serio come lo Spallanzani, vuol dire ci pensa su due volte. Cioè, voi mi state dicendo che abbiamo fatto tutto sto casino perché De Rossi è stato 2 giorni in ospedale? E perché è stato 2 giorni in ospedale? Tutti noi che abbiamo preso il Covid sappiamo che è una malattia che dura 15 giorni, che stai di merda, e questo qui ha fatto tutto sto cinema. 2 giorni in ospedale e noi continuiamo a raccontare: ah, vedi, De Rossi con la maschera. Dopo 2 giorni è uscito. Ma ragazzi, ma siamo matti? Ma cioè, e questo è il racconto. Io me ne frega niente, io non so neanche chi sia De Rossi, però è un simbolo dello sport. E questo ci ha fatto la piagnucolata con la foto con la mascherina e poi dopo 2 giorni ce lo troviamo a casa. Vabbè, io dico va bene tutto, così come l'altro. Ma a voi vi sembra normale oggi si è messo su Instagram la sua foto su tal Berruti che mi dicono essere, cioè mi dicono è un attore, scusatevi, non voglio fare lo, io non lo conosco, ma è un attore, è un bravo attore, anzi non lo so se è un bravo, è un attore, però la cosa per cui è famoso, io lo conosco, che è il fidanzato della Boschi. Ma porca puttana, il fidanzato da Boschi, l'attore si fa un Instagram in cui lo vedi vaccinato a 36 anni, mentre in Italia ci sono ancora ottantenni che non sono vaccinati. Ma questi si sono bevuti il cervello. Quell'altro va in ospedale, se fa la foto con la mascherina, dopo 2 giorni esce. Quell'altro a 36 anni si fa la foto quando gli fanno il vaccino. Ma questo, io dico, è un paese, ovvio che è un paese in cui tu devi avere Colao che dice mettiamo in Costituzione, Berruti che dice mettiamo in Costituzione, Speranza che sta lì, la Gelmini che dice non c'è nessuna polemica con Speranza. Questo, cioè, siamo quattro cavolo di gatti che pensano che c'è una follia collettiva e che non basta di dire metti una cosa in Costituzione perché risolva, e che pensano che forse le tue malattie, se sono gravi, non le metti in pubblico, e se le metti in pubblico e dopo 2 giorni stai a casa, vuol dire che non era grave, e se ti fai un vaccino mentre ci sono ottantenni che non sono vaccinati, è uno scandalo! Ma comunque, andiamo avanti. Nel frattempo, che altro è successo? Vabbè, ci sono due o tre cose su Conte. Polito dice che è l'unico partito che è alla ricerca eterna di diciamo, di un programma elettorale. Merlo, molto divertente oggi sul Foglio, dice dopo Bettini, Travaglio come Brunetta. Travaglio come Brunetta, dice Merlo sul Foglio, perché è alla ricerca di un complotto internazionale che avrebbe fatto fuori Conte. Feltri dice la loro, la loro linea incoerente li ha penalizzati, ma comunque è vicina la data del funerale del Movimento 5 Stelle. Poi dovete beccare un po' di come si chiama, sano moralismo di Gramellini. Ogni tanto gli scivola, a me piace, lo sai, ogni tanto glielo cito perché mi piace, alcune altre volte gli scivola il moralismo. Oggi se lo prende contro questo, come si chiama, Castellitto, ma non è Castellitto che conosco io, è quello che fa Totti nella fiction. Secondo me è un grande che ha detto: se uno ti mette la mano sulla coscia, gli togli la mano e dici, ma che stai a fare? Invece oggi ha detto: si cerca di farlo passare per coraggioso e anticonformista. Questa battuta dell'attore Pietro Castellitto, ma dice fa parte di quella lista delle frasi fatte, come la donna molestata che, visto che indossava la minigonna, vuol dire che se l'era cercata. E non è così, non è così.
così, perché Castellitto ha detto una cosa completamente diversa. Io dico viva Castellitto e lo trovo coraggioso, a differenza di quello che dice Gramellini, perché oggi in questa follia in cui ci troviamo, per cui è tutto molestia, è tutto de zan, è tutto insulti, è tutto omofobia, un attore che ha da dire molto semplicemente che stiamo esagerando dall'altra parte, beh, io gli do un 10 e lode, 10 e lode a Pietro Castellitto, ma voglio dire, lasciamo perdere. Cioè, questo è il paese per cui Castellitto viene criticato perché dice: se ti mettono una mano addosso, gliela togli e gli dici beh, che cosa stai facendo. Mentre invece un attore può andarsi a fare il vaccino, come Berruti, molto meno noto di Castellitto, e tutti stanno zitti e fanno pippa perché dicono: vabbè, ma si è fatto il vaccino, ma come? Ma che mondo è? Vabbè, nel frattempo, fantastico riformista che dice al dottor Cantone: scusami, ti diamo anche il numero del file di quel momento in cui è interrotto il Trojan, in cui c'era Palamara con il procuratore capo di Roma che si chiama Pignatone. Fantastico. Lo scostamento votato oggi sarà da 40 miliardi, ne parleremo domani sui giornali, ve lo volevo segnalare perché è una roba molto importante, perché riguarderà ristori e sostegni che vedremo nei prossimi giorni quanto varranno davvero. Io direi che per oggi è tutto, noi ci vediamo come sempre con la zuppa di porro e con il sito nicolaporro.it. Ciao.